30 dicembre è tradizione che durante l'ottavo di Natale si contempli la Sacra Famiglia, Gesù, Giuseppe e Maria, come vivevano e le loro vicissitudini già iniziali, talmente terribili. E lo leggeremo nel Vangelo di San Matteo. Però vi voglio far conoscere un nostro siciliano da Frazzano, tra Giagina e tra Troina, è una frazione, San Lorenzo da Frazzano, nato nel 1116, i suoi genitori morirono presto, nel giro di un anno, lasciando orfano il figlio. Però il piccolo Lorenzo Abì, come cognome, fu adottato da una vicina di casa, una certa Lucia, che lo educò molto cristianamente, tanto che, raggiunta l'età, fu attirato dalla vita religiosa monacale dei monaci San Basilio, i brasiliani, che erano a Troina. A Troina fece gli studi, fu ordinato sacerdote e girò un po' la Sicilia, finché poi si fermò ad Agira per fare la vita assieme ad altri confratelli eremitica. Poi si ritirò da solo in un'altra frazione, Fracalà, e lì è rimasto molto tempo e fece costruire una chiesa in onore di San Pietro Delfo, dove visse a Troina, era nella chiesa di San Michele Arcangelo, e a Troina fece edificare una chiesa in onore di Santa Lucia e l'altra alla Santissima Trinità. Fu celebre per i miracoli, perché tutti accorrevano a lui, anche se viveva da eremita. Volevo farlo conoscere, un siciliano nostro. Fanno molta festa a Frazzano, perché è il patrono di Frazzano. Si capisce poi anche ad Agira, a Troina. Il Vangelo, abbiamo detto che è di San Matteo, capitolo secondo, versetti un po' spezzettati, 13, 15 e poi si salta 19, 23. I magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode, infatti, vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Morto Erode, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino
e va nella terra di Israele. Sono morti, infatti, quelli che cercavano di uccidere il bambino. Egli si alzò e prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. Ma quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao a posto di suo padre Erode, ebbe paura di andare. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazareth, perché si convinse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti, sarà chiamato Nazareno. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Chi ha familiarità col Vangelo si sarà accorto che è saltata la strage degli innocenti, perché già è stata celebrata, è stata ricordata. Però è puntato l'occhio sulla famiglia, sacra famiglia, che ha le sue vicissitudini. Avvertiti in sogno, Giuseppe, vanno esuli in Egitto, poi ritornano e non tornano più a Betlemme di Giudea, ma nella Galilea a Nazareth, dove vivono a Nazareth. Noi sappiamo per 30 anni Gesù è sottomesso a Maria e Giuseppe, quanta armonia, quanta adorazione. Ogni atto era sempre compiuto al culto di Dio. Dio era in mezzo a loro, Gesù. Tutto l'amore che profondevano verso Gesù e tutto l'amore che Gesù profondeva in loro creava quello che dovrebbe essere la famiglia ideale. Amore, concordia, attenzione, tenerezza, tutto quello che volete di bene. Una sessualità sana, cioè che non sfociamo nella sensualità. Guardate bene che c'è molta differenza. Il sesso non si perde, ma può essere anche non usato, non hanno usato, ma quella che differisce fondamentalmente la sessualità dalla sensualità è che tutto quello che noi chiamiamo oggi sesso, fare sesso, è sensualità, non è sessualità. Anche i consacrati a Dio non perdono la loro sessualità, cioè rimangono sempre donne e i frati o i sacerdoti rimangono sempre uomini. Non esercitano la sensualità, ma la sessualità sì, non è che possono negarla, non possiamo negarla, rimangono sempre uomini e donne. E quando c'è in comunità, in una famiglia, oppure in comunità di suore, di frati, certe volte anche ci sono comunità sacerdotali e diocesane, deve risplendere l'amore che ci fu nella famiglia di Nazareth. La tenerezza, la compassione, la solidarietà, l'aiuto fraterno, il perdono fraterno. Vivere l'armonia della famiglia come modello per tutte le altre famiglie. La famiglia di Nazareth ci è di aiuto da una parte, è modello esemplare di tutte le comunità, che deve essere in comunione. Ecco, sono tante comunità di diverso genere, ma ci deve essere la comunione, l'unione. Ecco, messa in comune, tutto messo in comune sorretta ed esplicata nell'amore, nell'amore vicino.
scendevole dell'amore fermo, forte, sereno, armonioso. E che il Signore ci aiuti, specialmente oggi, che la famiglia non è considerata. Si cerca in tutti i modi di non fare famiglia. Alcuni prendono la scusa che non hanno lavoro, altri che hanno pochissimi figli o un figlio perché non possono mantenerlo, altri non si sposano perché sono disoccupati, altri, tutto cosa per non fare famiglia. Qualcuno ha paura anche di sposarsi, vuole rimanere, come si dice, singolo o singola. Però tutti siamo chiamati ad amare. Ed amare concretamente, sul serio. Come ci ama Dio? È difficile, ma non è impossibile. È difficile, ma non è impossibile. Amarci come ci ama Dio. Perché se mettiamo Dio al primo posto, sicuramente ci ameremo gli uni gli altri. Amen. Alleluia. L'ideale di una famiglia unita nella diversità è utopistico, sembrerebbe. Però perché purtroppo abbiamo o hanno cacciato via dalla chiesa, dalla scuola, dalle istituzioni, Gesù Cristo, quindi che cosa vogliamo? Però quando parlo di unità nella diversità, nella Sacra Famiglia, è chiaro che Gesù non è Maria, Maria non è Gesù, Giuseppe non è né Maria né Giuseppe. Quindi sono diversi, ma stavano in comunione. Come la Santissima Trinità, noi diciamo che uno è trino, cioè la divinità è unica, le tre persone sono distinte, quindi il Padre non è il Figlio non è il Padre, lo Spirito Santo non è il Padre né il Figlio, sono tre persone distinte, ma uniti in comunione nella divinità. Così dovrebbe essere per noi, distinti, diversi tutti, ognuno c'è, ma uniti nell'umanità. L'ideale sarebbe questo, di essere umani. Noi purtroppo siamo disumani. Signore, abbi pietà di noi, salva le famiglie, e specialmente quelle che purtroppo sono entrate nella piaga del divorzio facile addirittura, oppure anche dell'aborto facile, e tante altre cose innominabili. Che il Signore ci salvi e ci dia un tenore di famiglia veramente unita nella diversità, in comunione. Quando dici in comunione, c'è un paradiso sulla terra. Quello che l'uomo cerca, ma sbaglia la prospettiva. Il Signore sia con voi. Il Signore vi custodisca, vi protegga. Il Signore faccia risplendere su di voi, stavolta vi dia la sua misericordia. Il Signore rivolga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace. E la benedizione di Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre, specialmente sulle famiglie disperate, famiglie che vivono separate in casa, famiglie che sono separate, famiglie che non hanno trovato pace e non davano pace. Per intercessione nostra, nel senso che dobbiamo pregare ma anche aiutare, consigliare, comportare, prevenire. Con l'intercessione della Beata Vergine Maria Immacolata, madre di famiglia, San Giuseppe, padre di famiglia, San Francesco, Sant'Antonio, San Lorenzo da Frazzano, poi c'è anche San Davide, e tutti i santi e gli angeli
con la capo San Michele Arcangelo, San Gabriele e San Raffaele. Alleluia, alleluia. Pace alle famiglie, pace alla regione, pace alla nazione, pace a tutto il mondo.